Napoli, di quello che è successo, una giornata infernale per la terza città d'Italia, ne parlano tutti in tutta Europa. Napoli è stata sulle prime pagine dei maggiori quotidiani perché di fatto ieri c'è stato quello che noi avevamo temuto nella puntata di ieri e purtroppo avevamo anche in parte ipotizzato, perciò uno scontro violento al centro di Napoli tra le forze di polizia e i tifosi tedeschi, scontro violento che pare determinato, sia stato determinato anche dall'entrata in scena di alcuni tifosi napoletani. Tra l'altro proprio oggi ci sono stati 8 arresti tra i tifosi napoletani, insomma una situazione davvero esplosiva. Gaetano dopo ci farà un po' il punto della situazione, ma vediamo subito le parole del prefetto di Napoli che oggi in conferenza stampa ha chiarito che a suo parere lo Stato ha lavorato egregiamente. Non in possesso di armi o comunque di qualche cosa di contundente, anche perché se diciamo, si verificava che a gruppetti di 30-50 sarebbe stato estremamente più difficile controllare gruppi sparsi, per cui volontariamente si è deciso sostanzialmente di seguirli e accompagnarli, anche perché questo consentiva un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Qualora si fossero divisi era estremamente più difficile, anche perché si spargevano per la città, un controllo, diciamo, capillare dei singoli gruppi. Quindi, sotto certi profili, l'accompagnamento è avvenuto in base a una scelta e poi il concentramento a Piazza del Gesù, dove sono stati chiusi tutti i varchi e tutto sommato, diciamo, Piazza del Gesù ci consentiva in qualche modo di controllarli più adeguatamente e se nella ricostruzione, poi il questore lo dirà ovviamente anche tecnica, non c'è stato un contatto tra le due tifoserie in nessun momento della 2 giorni. Allora, perciò Gaetano, per il prefetto la polizia aveva questo compito, cioè di non far incontrare i tifosi e di garantire in questo modo che non ci fossero feriti, perché hanno spiegato anche i sindacati di polizia. L'obiettivo primario è quello che non si facciano male le persone. Tra l'altro, un sindacalista importante dei funzionari di polizia oggi dice anche: certo, però alle volte sembra che poi le cose non abbiano valore rispetto a delle persone che non dimostrano rispetto appunto per le cose. Tu sei stato ieri tutta la giornata a Napoli, hai vissuto da protagonista questa incredibile giornata di violenza nel centro della città. Facci il tuo resoconto. Eh sì, allora, innanzitutto si parlava di non far persone non devono farsi male, intanto però ci sono decine di feriti e contusi anche tra le forze di polizia. C'è una volante bruciata e tra l'altro diamo anche qui in diretta la solidarietà al commissariato di Giugliano che ha perso una volante e che quell'auto della polizia era in forza al commissariato, come dire, sotto la cui giurisdizione ricade anche noi, i nostri studi, la nostra redazione, diciamo, e Certo. sappiamo già i problemi di dotazione della Polizia di Stato. Il prefetto ha spiegato bene nel dettaglio ciò che è accaduto ieri, anche questa scelta di Piazza del Gesù, perché è una cosa che avviene un po' in tutte le trasferte, ovvero quella di usare grandi piazze, grandi agorà, come Piazza del Gesù è una di quelle di Napoli, no? Come anche può essere Certo. Piazza del Plebiscito, Piazza Dante, si è scelto Piazza del Gesù ed ha sottolineato anche un punto importante, secondo il prefetto, cioè l'organo del governo, del Ministero dell'Interno, sulla città di Napoli, non ci sono stati contatti tra le due tifoserie e questo va a smontare anche un po' alcune ricostruzioni, anche ricostruzioni di stampa che invece stavano iniziando ad emergere proprio nelle prime ore. Il caos è scattato intorno alle 16:30, ieri appunto nella zona tra Piazza del Gesù e Calata Trinità Maggiore, dove si erano radunati gli oltre 400, circa 500 tifosi giunti dalla Germania, con a questo punto possiamo dirlo con certezza perché l'ha detto anche il prefetto, i molti arrivati anche da Bergamo, quindi questa vicenda di questa alleanza ultras di cui Sì, però abbiamo parlato tutti anche ieri. dicono perché li hanno fatti venire. Allora spieghiamolo un attimo. Tra l'altro, eccole qui, proprio le immagini tue in collegamento ieri, sempre sul pezzo, la nostra redazione. Perché l'hanno fa fatti venire? Allora, numero uno, erano pacchetti turistici Turistici, sì. acquistati addirittura a novembre, molto tempo fa.
sì, che avevano acquistato per venire a Napoli. Dopodiché c'è un altro tema importante, che essendo i tedeschi cittadini dell'Unione Europea non c'è una norma che può vietare all'Italia di impedire l'arrivo in qualsiasi città italiana di questi turisti, che poi diventano hooligans, però tu non è che li puoi, diciamo, se non sono armati, bloccare, non hanno precedenti, sono in regola con i documenti, non li puoi fermare, li puoi solo controllare e seguire come poi è avvenuto, no? Certo, a meno che non hai uno stato di allerta. Allora, abbiamo parlato di Piazza del Gesù, tra poco ci colleghiamo con Zinzi e Difenza, due esponenti politici, per parlare anche della polemica politica che poi è scaturita. Ma noi siamo questa mattina a Piazza del Gesù anche per raccontarvi il day after. C'è Francesco Mennino. Sì, grazie direttore, grazie per la linea. Questo è quello che resta della guerriglia urbana andata in scena ieri qui nel centro storico di Napoli. Ci troviamo proprio all'ingresso di Piazza del Gesù. Questo è un locale, un wine bar, che è stato colpito dai tifosi tedeschi. Come potete vedere, e già gli operai sono al lavoro per ripristinare i danni della guerriglia urbana, lo ripetiamo, di ieri. Com'è andata? È andata che praticamente Piazza del Gesù, questa piazza bellissima di Napoli, è stata praticamente inondata di tifosi, e poi ad un certo punto proprio lì all'altezza del liceo ginnasio Antonio Genovesi di Napoli si è posto un blindato della polizia, che ha cercato di tenere a bada appunto questa femmana di persone, questa femmana di tifosi, che lo ricordiamo sono giunti a Napoli nella mattinata di ieri. Qui gli imprenditori, i titolari degli esercizi, dei locali hanno avuto paura, tantissime le testimonianze che poi vi proporremo all'interno del nostro telegiornale. Abbiamo avuto paura, ci ha detto una edicolante, una pizzeria, il titolare di una pizzeria ha detto: sono stato costretto a chiudere la serranda del mio negozio. All'interno sempre del telegiornale avremo anche la testimonianza ed il parere dell'onorevole Francesco Emilio Borrelli da Piazza del Gesù. È tutto, vi restituisco la linea. Allora, noi ritorniamo alla conferenza di questa mattina, perché è lì che si è concentrata l'attenzione mediatica. Vi faccio sentire un minuto di De Laurentiis, che parla degli scontri e dice delle cose molto interessanti. Ah, per quello che è successo ieri, ma io credo che la città sia arrabbiata, perché non si debba cadere nelle provocazioni di pochi dementi. Ecco perché noi dobbiamo interpellare l'Europa affinché questo non possa accadere, perché non è come diceva il prefetto e come diceva il sindaco e come ha detto anche il questore, accade o è accaduto soltanto a Napoli. A Napoli abbiamo avuto delle persone in charge che hanno avuto gli attributi per poter dire no, cosa che in altre città non avviene. Poi dopo i problemi, ripeto, se fossero arrivati 2700 persone, a parte il fatto che quando io dico ognuno se la vede a casa propria, perché dico questo? Perché o uno dice, scusate, è una partita, perché non deve essere vista al 50% dagli uni e dagli altri? Allora avrebbe un senso se venissero allo stadio 25.000 persone dell'altra squadra a sostenerle, è giusto? E allora io perché mi debbo incasinare la vita per 2700, 2200 o 1800? Anche noi, quando andiamo all'estero, abbiamo delle pressioni per i biglietti che ci vengono dati, che è una follia. Allora, il problema qual è semmai? Il problema è che uno dovrebbe prendere le schede in mano alla questura, dove sono tutti schedati, e cominciare a esprimere un sentimento di consenso o di diniego. Tu vai, tu sì, tu no, capito?
E invece voglio dire. E queste erano le parole di Aurelio De Laurentiis, che io voglio commentare subito con Francesco Molaro, il nostro direttore sportivo. Francesco, che ne pensi? Buongiorno, buongiorno direttore. No, allora, De Laurentiis sugli scudi, un'ottima conferenza da parte anche del sindaco, mi permetto di dire. De Laurentiis, come al solito, ha puntato l'indice, però ha detto anche una cosa importante. Durante tutta la conferenza ha detto: non mi tirate dentro, parlerò della questione UEFA a fine campionato, perché De Laurentiis sa che vuole concludere non solo il campionato italiano, e sappiamo come, ma vuole puntare in alto con la Champions. Domani capiremo quale però sarà. Non è stato tenero con il presidente della UEFA, ha detto cose dure in apertura. Ha detto parlerò in futuro. Per niente. Parlerò in futuro, ha detto che vuole prendersi tutto il tempo per organizzare al meglio una risposta a fine campionato. Dico di più, anche il sindaco Manfredi nella lunga conferenza di oggi ha attaccato Ceferin, ha fatto bene, perché non si può pensare che le trasferte vengano aperte così senza nessun tipo di sostegno da parte della UEFA, perché è questo che ha detto De Laurentiis: noi vogliamo sostegno da parte della UEFA per far arrivare 2700 tifosi, che non sono neanche un numero eccezionale, perché ci sono trasferte in cui ci vanno anche 4.000 tifosi, e poi sappiamo bene, lo abbiamo visto ieri, di quei 2.700 ieri anche ce n'erano, perché solo Francesco 600, Gaetano così. La giro questa domanda soprattutto all'onorevole Difensa, che è collegato con noi. La UEFA ha guadagnato miliardi, le società che mandano la partita in onda, Prime, che ha fatto quel bellissimo maxi schermo nei quartieri, grande idea di comunicazione, ha guadagnato miliardi. La città di Napoli ha avuto invece dei danni ingenti, sono 5 gli autobus che sono andati distrutti. Sì, almeno 5, oltre ovviamente a tutta la devastazione, alla task force allora, messa in campo. Difensa, chi paga adesso i danni? Buongiorno a tutti e grazie sempre per l'invito, direttore. Buongiorno a lei, onorevole. È la domanda che ci stavamo ponendo noi, innanzitutto io come esponente politico, ma a favore dei commercianti, perché parliamoci chiaramente, oggi gli unici che hanno avuto i danni al di fuori delle macchine della polizia si sono feriti, però ci sono anche attività commerciali che finalmente si esce da un momento di crisi generale, e non è giusto che loro possano avere anche, sono danni che nessuno li paga in questo momento, e se ne dovrebbe fare capo secondo me proprio l'UEFA, perché secondo me gli unici responsabili sono proprio loro, come diceva anche il presidente De Laurentiis, perché qua ogni qualvolta c'è una partita, ma poi parliamoci chiaramente, è successo pochissime volte in Italia, però che in questo momento sembra che solo ed esclusivamente Napoli, come sempre, abbia un'amplificazione dei problemi molto più elevata che di altre città. Quindi io sono a favore dei commercianti, perché... Allora, Difensa, lei mi parla dei commercianti, sembra che ci siamo messi d'accordo, sentiamo proprio i commercianti, li abbiamo ascoltati questa mattina, quelli di Piazza del Gesù. È successo proprio il devasto, in pratica secondo me malorganizzazione, perché non si può mandare tifosi nel centro storico di Napoli, cioè assurdo. Meglio lasciarli in mezzo a un'altra piazza, fare una barriera, non farli camminare. Abbiamo chiuso e ce ne siamo andati direttamente, perché già si sentiva nell'aria che stava per succedere il panico. Dovevano proprio farli entrare in Italia, no? A Napoli o a altre parti. Quindi abbiamo lavorato con la paura, perché purtroppo abbiamo lavorato malissimo, perché c'era tanto traffico, abbiamo lavorato con la paura, abbiamo visto bambini che uscivano da scuola con le mamme chiuse in un negozio per paura, non è una cosa normale. Prendevo un bel traghetto, li portavo al largo, li portavo a fare un bel giro, Ischia, Procida e Capri, e poi li spediti in Germania. Chiuso tutti e abbiamo aspettato il momento opportuno che se ne andasse. Siamo veramente scioccati, perché ci siamo ritrovati all'improvviso una marea di persone senza che nessuno ci ha avvisato. Lei vede, qua è all'aperto, quindi ce li siamo ritrovati tutti all'interno, e per 2-3 ore dovevamo tenerli a bada, quindi è stato un brutto, brutto momento, abbiamo vissuto un brutto momento. La vedo provata? Sì, no, io non ho dormito, le dico. Ha avuto paura? Sì, molta.
eravamo io, mio marito e la ragazzina che doveva recarsi in facoltà ed è rimasta bloccata, eppure lei ha vissuto, diciamo, quei momenti, quindi ce la siamo visti brutta. Insomma, una situazione esplosiva che, Dano, tra l'altro tu l'hai vissuta in prima persona, dicevamo, e assistito, sì, proprio alle sassaiole contro gli autobus dell'ANM. Sì, diciamo che noi siamo arrivati proprio nel momento esatto in cui si stavano concludendo proprio la prima fase dei tafferugli in piazza e praticamente questa sassaiola è avvenuta quando appunto sono stati danneggiati i mezzi dell'ANM, perché i tifosi tedeschi, dopo i primi disordini, sono stati caricati su questi autobus messi a disposizione dall'azienda napoletana di mobilità e sono stati riportati in albergo. Nel tragitto in via Monte Oliveto, nei pressi della facoltà di architettura, praticamente è partito un fitto lancio di oggetti, di sanpietrini, di mazze di legno e insomma vari oggetti contundenti che appunto hanno sfasciato praticamente, ecco, questo è proprio il momento. Poi che però gli scontri vedendo sono continuati anche dopo la partita. Sì, poi diciamo dopo questa prima fase in Piazza del Gesù è ritornata la calma con i tedeschi ritornati in hotel. Durante la partita è ritornata la calma, poi ovviamente c'è stato un tentativo di contatto, diciamo, nella notte proprio. E là poi sono scattati gli arresti, 5 napoletani e 3 tedeschi. Esatto, e poi ci sono anche lì altre auto civili di napoletani, cittadini, danneggiate tra via Chiatamone e Santa Lucia. Quindi i danni per la città sono ingenti, è chiaro che la prima vittima in questo caso è la città di Napoli. Ma Molaro, che fine hanno fatto adesso i tifosi tedeschi? Leggevo che una parte sono stati portati a Frosinone e un'altra parte a Salerno. Esattamente, ieri sera noi abbiamo documentato anche dopo la partita proprio sotto l'hotel Royal Continental nella nostra diretta che c'erano 3 bus Gran Turismo che hanno portato un 150 tifosi tedeschi nella notte verso Salerno, poi in mattinata il resto, che sono oltre 300, parliamo di numeri comunque importanti, sono stati poi trasferiti per ritornare poi Germania. Questo è successo nella notte con i controlli, con la preoccupazione perché ieri carabinieri, guardia di finanza erano in assetto antisommossa nella zona di via Chiatamone e come diceva Gaetano ci sono stati anche problemi lì, anche problemi in piazza della Vittoria, zona lungomare, insomma con molti momenti di tensione e soprattutto sono state trovate delle spranghe dietro l'hotel Royal Continental, forse perché gli ultras, chiamiamoli così, questi facinorosi del Napoli cercavano lo scontro nel post partita. Però difensa dicevo una cosa, poi torno da te Francesco, una cosa interessante, perché quando è accaduto qualcosa del genere in altre città si è gridato allo scandalo, alla violazione dei patrimoni artistici. Quando accade a Napoli, invece, pare sempre che si voglia insinuare che poi c'è anche un po' la colpa dei napoletani. Difensa. Purtroppo noi a Napoli in questo momento siamo da invidia e purtroppo, anzi grazie al presidente De Laurentiis, siamo primi nel campionato italiano, siamo prossimi oggi alla semifinale di Champions League, quindi in questo momento purtroppo è così, però a noi poco ci interessa. Fortunatamente quello che diceva anche il presidente è che è una piccola fetta di imbecilli, però purtroppo è perché comunque c'erano anche un piccolo gruppo di napoletani che non aspettava altro, perché noi questo si è sempre affrontato e dietro le tifoserie e i gruppi ultras del Napoli nasconde sempre la fetta di delinquenza. E giustamente in quei gruppi non c'erano famiglie di persone per bene, persone inserite nel mondo del sociale, anzi al contrario, abbiamo sentito commercianti, ragazzi, bambini che impauriti, perché queste sono scene di guerriglia, ma sono scene proprio da guerra, perché poco ci mancava che non scappava un morto. Allora io oggi da istituzione mi chiedo, ma se nel caso ci fosse stato un morto, oggi con chi, anzi è successo con Ciro Esposito a Roma, da allora ad oggi io non credo che sia cambiato qualcosa, anzi abbiamo solo la mamma di Ciro Esposito che è una persona attivissima nel sociale per ricordare il figlio, certo, e fare tante volte appelli
di non continuare nella violenza, però non si è fatto assolutamente niente. Quindi io mi auguro che questi episodi di Napoli abbiano un continuo, ma a livello europeo, perché non possiamo sempre dire la politica, qua tutto ciò che succede di negativo, che sia di destra, di sinistra, è sempre responsabilità dei politici. Guarda, a proposito di politica, si è fatta molta polemica sul Ministero degli Interni, in particolare alcuni parlamentari campani, penso a Marco Sarracino, come lo stesso Piero De Luca, hanno puntato il dito contro il ministro Piantedosi. Eh sì, perché diciamo il divieto di trasferta alla fine se l'è intestato il prefetto di Napoli, Claudio Palumba, quindi prendendosi anche una responsabilità importante, non se l'è intestato direttamente il Viminale, direttamente il Ministero dell'Interno, ma la sua espressione cittadina sulla città di Napoli, ovvero il prefetto Claudio Palumba. È chiaro che credo che sia doveroso a questo punto che ci sarà un'informativa alle Camere da parte del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, anche perché il suo omologo tedesco ha parlato tanto anche nella vigilia, lo dicevamo ieri, il Ministro dell'Interno della Germania, tra l'altro non gettando proprio acqua sul fuoco, dicendo che era stato un provvedimento sbagliato e quindi contribuendo un po' ad alimentare questo clima. Quindi è chiaro che le accuse della Germania vanno direttamente sulle autorità italiane, sulle autorità centrali, e quindi il governo italiano che deve rispondere, anche perché qui si rischia una figuraccia internazionale. E in parte ha risposto il prefetto dicendo che il loro compito era di non far scontrare le tifoserie e ci sono riusciti. Molaro, ma che si dice invece di fronte ai tifosi? Qual è, diciamo, il clima oggi tra i tifosi, a parte della gioia per la qualificazione ai quarti, che purtroppo è stata un po' messa in disparte da quello che poi è successo ieri in città? Sì, no, intanto posso aggiungere soltanto una cosa sulla questione prefetto Piantedosi, perché nella conferenza Palumba dice che loro si sono sentiti con i vertici nazionali, e poi c'è stato un passaggio dove De Laurentiis è stato chiaro, ha detto non sognava vietare di farli venire allo stadio. Lo ha detto un po' tra le righe mentre Palumba parlava, ma Palumba non ha preso questa dichiarazione, è andato avanti con le sue parole. Per quanto riguarda i tifosi, è chiaro che a Napoli c'è un misto di indignazione per quello che è successo e anche per alcuni titoli di giornale che stanno dando poi la colpa ai napoletani e basta. Io ieri ho visto tedeschi che hanno preso, e l'abbiamo documentato in diretta, hanno preso tutto e l'hanno buttato verso i poliziotti. Non credo che erano i tifosi del Napoli a fare quello. Quindi, come al solito, la stampa italiana, una certa stampa italiana, non vede l'ora di gettare fango su Napoli, non vede l'ora di dare la colpa a Napoli città, a Napoli istituzioni e a Napoli persone e tifosi. Quindi questo è molto nei tifosi del Napoli c'è tanta indignazione. Poi è chiaro che molti hanno capito anche che c'è stata un'ingerenza di partenopei che ci hanno messo del loro, perché ci dobbiamo negare anche questa cosa. Allora, Difensa, ritorniamo a parlare della questione dei danni, perché è una questione molto importante. A colpire principalmente la città sono stati gli scontri che sono avvenuti tra i tedeschi e i napoletani, ma principalmente si è colpito il trasporto pubblico locale, perché una città come Napoli, che ha già un trasporto pubblico locale abbastanza deficitario, adesso ci troveremo con 5 mezzi in meno. E in particolare, poi lo ricordava il collega Praiola, la polizia di Giugliano, il commissariato di Giugliano, ha perso una volante. Ma adesso che succede? Direttore, adesso che succede? Cioè, i danni ci sono, i mezzi purtroppo non si possono più recuperare. E questa è una domanda che io credo che sia il caso di inviarla direttamente agli organi sovraregionali, quindi alle istituzioni nazionali. E alla fine io credo che gli unici, come ho detto ad inizio intervista, che hanno la responsabilità è l'UEFA. Io credo che ha anche i soldi per poter rimborsare commercianti e in questo caso le macchine della polizia e anche i mezzi pubblici, perché poi oggi ci troviamo chi si trova oggi nella condizione di non poter, diciamo, almeno riparare i danni sono i commercianti, perché siamo prossimi
alle festività pasquali e quindi devono riprendere subito. Per quanto riguarda i pullman e la macchina della polizia incendiata, io credo che veramente l'UEFA debba immediatamente pagare e fare la conta dei danni e poi successivamente chi saranno i responsabili poi si vedrà, perché in questo momento esce sempre Napoli, come diceva quel giornalista che mi ha preceduto, certo. Napoli esce sempre come figura negativa e io credo che questa sia proprio il momento siamo abituati, voglio dire, a questa tradizione di alcuni media nazionali che quando possono come dire, colpire la città di Napoli cercano di farlo in tutti i modi, perché purtroppo Napoli hanno ben capito che è facile da colpire perché non c'è nessuno che la difende. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità, no, restate con noi. Dal 1910 le nostre carni sono scelte dai migliori punti vendita e dai più prestigiosi ristoranti, perché da 4 generazioni nella nostra famiglia la carne non è un semplice prodotto, ma una passione tramandata con cura. Selezioniamo i migliori pascoli e allevamenti italiani per offrire prodotti di alta qualità. Grazie ad un'organizzazione sempre all'avanguardia, distribuiamo in tutta la Campania e siamo in grado di offrire soluzioni convenienti al passo con le nuove esigenze del mercato per i nostri clienti. Gruppo Fontanella dal 1910. Carni di alta qualità. Portatevi sull'obiettivo con una certa urgenza. Qui è tutto sotto controllo. Union Security. Sentirsi al sicuro. Sempre. Allora, torniamo in studio. C'è una notizia dell'ultima ora, ancora un'indiscrezione, però molto importante. Francesco Molaro, non so se tu l'hai letta. Pare, secondo Sport Italia, che la UEFA stia valutando l'esclusione del Francoforte per 2 anni dalle competizioni internazionali. Tu ci credi? È questo che ti volevo dire, perché questa la notizia dell'ultima ora, vediamo, se ne parlerà proprio domani anche ai sorteggi di Nyon. È chiaro che questo però è un segnale che la UEFA darebbe, perché poi, ripeto, gli scontri vengono dai tifosi dell'Eintracht che fanno di tutto contro la polizia e hanno incendiato auto e hanno incendiato cassonetti e via dicendo. Quindi questo sarebbe un segnale forte e ce lo auguriamo. E va di contraltare, e mi taccio, come dice qualcuno più su, che i giornali italiani, come al solito, fanno bene a guardare un po' dall'altro lato invece di guardare sempre a Napoli. Allora, ci fermiamo qui perché dobbiamo dare la linea al telegiornale. Un'ultima domanda a Difensa, che non c'entra niente su quello di cui abbiamo parlato, con quello di cui abbiamo parlato. Difensa, Marano, ma che succede? Si candida lei a sindaco? Direttore, assolutamente no, si stava prendendo in considerazione questa mia candidatura a sindaco, ma preferisco chiudere, diciamo, la legislatura in consiglio regionale. Però nel frattempo sto provando a chiudere l'operazione Marano per dare la possibilità a questa città di avere un sindaco ed una giunta, perché è la città che io, dove io sono nato e ci tengo tantissimo, ce l'ho a cuore, quindi la mia responsabilità è quella di coordinare. Mi è stato chiesto di candidarmi a sindaco, ma non credo di scendere in campo. Farò, diciamo, la mia parte per quello che è oggi la mia posizione, quindi sto provando a chiudere l'operazione sindaco, poi nelle prossime ore vi dico.
Va bene, allora ringraziamo Pasquale Difensa, Gaetano Pragliola, Francesco Molaro. Restate su Teleclub Italia perché un'altra grande giornata di informazione e di notizie. Subito dopo di noi il telegiornale, collegamenti da Piazza del Gesù, dalla prefettura. Vi racconteremo tutto quello che sta succedendo a Napoli e quello che poi succede anche in provincia, perché le notizie continuano. C'è uno scandalo loculi a Giugliano, una questione legata a dei calcilacci in una scuola ad Arzano, la politica maranese, come avete sentito con Difensa. Faremo un po' il punto della situazione. Tanto sport, perché ieri ci sono stati due derby campani, Giugliano contro Avellino e Gelbison contro Turris. Alle 15.30 di nuovo Super Molaro in diretta con la sua squadra di Club Napoli All News. Ci sarà Gennaro D'Elena, racconteremo ancora quello che sta succedendo, tutte le notizie in diretta per non farvi perdere nulla di quello che accade, sempre sul pezzo, sempre sul canale 77, non cambiate.